Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro le mie chicche che ho preso da Ocean, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, sono stata da Ocean e oggi vi mostro le mie chicche in questo video. Partiamo subito dalla prima chicca, ovvero aranciata da San Pellegrino rivestita, o meglio, la cui confezione è ispirata al Mediterraneo. Guardate quanto è bella, sole, mare e arancia. Esprime tanta gioia, tanta felicità questa confezione e non potevo non prenderla. Poi ho preso il chinotto sempre della San Pellegrino. Questa qui è una tra le bevande preferite da Ziri, quindi l'ho presa ben volentieri sapendo che l'avrei fatto felice. Sale marino fino brand Ocean. Poi ho voluto prendere questa pasta, la Molisana, grano italiano decorticato a pietra, aria pura di montagna, acqua cristallina di sorgente, mugnai da 4 generazioni. Ho preso questo formato per fare i macaron cheese a Jody, che lei li adora, e con questo formato di pasta mi viene veramente molto molto buona. Caldo, estate, chiama il tè. Ho voluto prendere il tè Sant'Anna sia al limone che alla pesca. Questo qui è senza glutine, quindi per le amiche intolleranti al glutine sappiate che questo tè lo potete bere in tranquillità. Spero che non sia dolcissimo e vi farò sapere come mi trovo. Andando avanti, vi mostro queste capsule qui del brand Ocean, mai prese. È la prima volta che le prendo, quindi vi farò sapere. Espresso intenso, 30 capsule, le ho pagate 5,99 euro. Il gusto ve lo saprò dire meglio in un prossimo video aggiornamento. Non lo so. Se venite in Sicilia non potete non assaggiare la gazzosa, che è una bevanda tipica di qua. Io l'ho trovata rivestita in questa confezione qui. Guardate quanto è bella, bianca gazzosa, vintage pin-up, troppo troppo bella, e l'ho presa carina questa da morire. Ragazze, qui è la sagra del sugo e della Sicilia. Vi ho già avvisato con quest'anteprima, vi faccio vedere che cosa ho preso e fatto scorta perché ero incuriosita e volevo provare. Ho preso questo sugo con pesce spada e melanzane, che è un tipico, questo tipo di pasta, se non ricordo male, nelle messinese, amiche di Messina, confermate. Rimanendo sempre in Sicilia, altro sugo che ho voluto prendere, sugo alla messinese, perché i miei nonni vengono da Messina, quindi conosco bene questi sughi preparati freschi da loro. Volevo provarli già pronti per quando non ho voglia di cucinare. E questo qui è sugo alla messinese con pomodoro, baccalà, olive verdi e capperi. Questo con uno spaghettino, secondo me, è la fine del mondo. E poi, per terminare, altro sugo pronto ispirato alla mia Sicilia è quello con le sarde e il finocchietto selvatico. Questo qui sarà favoloso. È un tipo di pasta che nella mia città noi amiamo preparare a Pasqua, per il Venerdì Santo, insomma, facciamo questa pasta qui.
E la chicca che la completa è la mollica, quindi non mettiamo il formaggio, ma mettiamo la mollica passata in padella. Niente, la fine del mondo. Anche questa ho voluto prenderla nella confezione già pronta perché prepararla è un po' elaborata. Bisogna pulire il pesce, cucinarlo, passarlo in padella ed estate con 40 gradi è meglio questo. Wow. La confezione che ho preso sempre ispirata alla mia Sicilia è il sugo vegetariano, dove vi è la salsa, il basilico, la cipolla e i peperoni. Anche questo, secondo me, sarà un ottimo condimento per la pasta in queste giornate calde. Bene, cari e cari, la bag è vuota, questo significa che il mio svuota la spesa è terminato. Spero di avervi fatto compagnia. Fatemi sapere in un commento quali sono le chicche, le pucciosità di questo svuota la spesa che hanno colpito la vostra attenzione e fatemi sapere se questi prodotti sono presenti anche nella vostra Ocean. Care, un bacio grande. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Mamma mia, che caldo, ragazzi, ci sono 45 gradi!